questo è il mio corpo. Durante tutto il triduo pasquale, veniamo in confronto con il corpo del Signore continuamente. In ognuno dei grandi momenti del triduo, il corpo del Signore ci rivela la realtà del Verbo incarnato, ma anche la verità della nostra vita in Cristo. Il Giovedì Santo, Gesù ci dà il suo corpo, facendo di esso l'offerta di pace. Dice ai suoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. La pace qui non è un sentimento emotivo. Nelle scritture, infatti, la pace non è mai un equilibrio fisico o una mancanza di conflitto oppure l'assenza di guerra. Bensì, la pace è sempre l'unità fra Dio e l'uomo. E per questa ragione che San Paolo scrive ai Efesini che Cristo è la nostra pace. Quindi, quando Gesù dice ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, ci dà la sua pace perché ci dà se stesso. Gesù stesso è l'unione perfetta fra Dio e l'uomo. E nella notte in cui fu tradito, Gesù offre questa unione perfetta concretamente, personalmente, nella Santa Eucaristia, prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Nel sacramento del suo corpo e del suo sangue, ci dona se stesso affinché noi potessimo essere uniti a Dio nella nostra carne. Ci riconcilia con se stesso con la remissione dei peccati affinché noi potessimo essere veramente in pace con Dio. Il Venerdì Santo, ancora una volta veniamo in confronto con il corpo del Signore, ma adesso vediamo il suo corpo sacrificato sulla croce. Nella notte passata Gesù disse ai suoi tre apostoli ormai addormentati nel giardino del Getsemani. Lui dice: sì, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Questo non è un rimprovero, diciamo, alla loro mancanza di premura o di vigilanza. È invece una confessione di una verità severa. Nel giardino di Getsemani, Gesù vede, anzi sente profondamente, che la carne è davvero debole, che essa non è capace con la sua forza di fare la volontà di Dio. Si rivolge al Padre suo nell'ora della sofferenza, della dura prova, dicendo: Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. Però non come voglio io, ma come vuoi tu. La carne di Cristo, il corpo di Cristo dolente del Venerdì Santo, ci rivela che l'unico modo per fare la volontà di Dio nella carne umana, nella nostra carne debole, è con l'offerta completa, con il nostro sacrificio. San Paolo ci dà forza di vivere questo mistero dicendo: vi esorto dunque, fratelli, in nome della misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come un sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Così, secondo il modello di Cristo, secondo la forma del suo sacrificio, dal sacrificio gradito al Padre Santo,
Vediamo dunque il modello dell'obbedienza alla volontà divina. Vediamo come sia sempre possibile per noi e come diventiamo capaci anche noi di seguire la volontà di Dio nella nostra carne e nell'ora della prova nostra. Arrivando alla Pasqua, vediamo di nuovo il corpo di Cristo, ma ora questo è il suo corpo risorto, glorificato. Il corpo glorioso di Gesù, però, ritiene le ferite dalla croce. Gesù dirà a Tommaso: metti il tuo dito qui, porgi la tua mano. Porgi la tua mano nelle ferite che rimangono dal mio corpo. Gesù è veramente l'agnello dell'Apocalisse che sta in piedi ma rimane immolato. Il Cristo risorto diventa la nostra speranza. La nostra speranza nella sua carne ferita e viva. Lui è la nostra speranza perché noi anche siamo trafitti dai nostri peccati. E nella sua morte e risurrezione, Gesù ha preso tutto il peso dei nostri peccati su di sé. Ed ha trasformato le nostre ferite da segni di vergogna a trofei di trionfo. La vittoria di Cristo qui è anche la nostra vittoria, nella sua carne, nella nostra carne. In ognuno dei giorni del mistero pasquale, Gesù ci dice: questo è il mio corpo. Ci invita a avvicinarlo nella carne, sia nella notte della passione, sia nel nuovo giorno pasquale. Il mistero del corpo di Cristo brilla anche oggi per noi e ci dà la pace. Noi in questi giorni e ogni giorno, noi veniamo per adorarlo, per riceverlo, qui nel nostro pellegrinaggio verso la vita eterna, facendo della nostra carne un sacrificio a lui gradito, nella speranza finalmente di vederlo, veramente offerto, sacrificato.